La stella di 2000 ruote è senza dubbio lei, questa Ferrari 275 GTB 6C alluminio del 1966 con tutti i numeri principali corretti. Si parte da una stima che va dai 2.400.000 euro ai 2.800.000 euro. Luca Gastaldi, cosa ci puoi dire? Che caratteristiche ha? Cosa la rende così unica, esclusiva? Beh, intanto potremmo partire dalla stima, dal prezzo che secondo me è un po' basso. Sicuramente questa vettura raggiungerà delle cifre molto più elevate, probabilmente anche intorno ai 3 o 4 milioni di euro. Quindi si parla di un oggetto veramente incredibile e particolare perché intanto è un esemplare, uno dei 7 costruiti con queste caratteristiche, cioè la carrozzeria in alluminio e il muso lungo, cosiddetto muso lungo, perché era più profilato in avanti per avere una migliore penetrazione aerodinamica. E poi ha anche un motore cosiddetto elaborato con 6 carburatori Weber che ne aumentava le prestazioni. E di altre cose particolari c'è da dire che per 36 anni è appartenuta allo stesso proprietario, e questo nel mondo delle auto storiche è importante anche sapere quanti passaggi di proprietà ha avuto. È una vettura che è stata in America, ma sicuramente l'essere tra le 7 costruite e tra quelle 7 la prima ad essere costruita con queste caratteristiche ne fa senz'altro un'auto veramente unica.